Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Eccoci in Belgio al Gran Premio di Spa. Il GP che direi è uno dei più belli, come sempre ve lo dico. Ce l'ho particolarmente nel cuore questo GP del Belgio. Per quanto non è che andiamo benissimo qui, però mi garba, è uno dei... se non il GP più bello di tra tutti quelli disponibili. Qua stiamo aspettando, come detto, ancora delle componentistiche. Qui dovrebbero metterci queste qui per poter fare le nostre qualifiche. Andiamo subito a fare le nostre qualifiche. Prontissimi. Fatto un po' di prove libere. Il tempo dovrebbe essere leggermente nuvoloso, però tutto sommato l'importante è che non ci sia pioggia. Tempo di qualifica a Spa, cosa uno che dei capita spesso più entusiasmanti del calendario di Formula 1. Questa pista è Spa, con un velocissimo, signori, rettilineo e la curva sinistra destra c'ha tutto, Oruge, c'ha tutto. Non è per tutti. Velocità, tecnica, difficoltà, sali scendi che ti fanno perdere il controllo dell'auto. Insomma, c'è tutto. Andiamo in qualifica, però, e cerchiamo di fare un girone. Ci proviamo. Ah, per quanto riguarda il cambio, comunque sì, era l'ultimo utilizzo che ne facevamo nello scorso Gran Premio. Anche se sembrava non fosse così usurato, invece sì, ce l'ha fatto cambiare. E qua io ho fatto la prima curva di merda. Dobbiamo cercare di recuperare un pochino. Qui addirittura c'è Chas davanti a tutti. Là tutto il motore, tutto il motore. Però vedi qua nei cambi di direzione la Ferrari già ha recuperato un pochino con Sebastian, più che altro, perché noi magari qui in appoggio l'abbiamo fatta benino. Poi là ci stavamo, ce ne stavamo andando all'acetissimo là. Dai, da Sebastian, come va? Stavolta così, dai, così. Terza posizione, dai, non è male, non è male la terza piazza. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti per un'altra entusiasmante gara domani. Le prime tre sono Vettel, Perez e lo scienziato. Bene così. Va bene, per come eravamo partiti, che eravamo partiti veramente molto male, e ci sta una terza posizione. Se facevamo meglio quella prima curva, si poteva sicuramente, secondo me, anche strappare la pole, però... Ci sta. Penso potremmo definirla una buona qualificazione. Yes, dovremmo avere buone possibilità in gara. Ci proveremo. Noi siamo prontissimi per scendere in pista e affrontare questo circuito, questo tracciato che è il più lungo nel mondiale. 7 km è qualcosa, mi sembra. Guarda lì. Nelle 48 guarda gare a Rouge Spa tra il 1950 e il 2015, solo 16 volte il vincitore della gara era partito dalla pole. Le qualifiche di ieri hanno stabilito l'ordine in griglia, ma al Gran Premio del Belgio è meglio non dare nulla per scontato. Come si suol... Siamo quasi alla partenza, ed ecco come si configura la griglia di oggi. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position, davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo, e accanto a lui prende posto Sergio Perez. E ora vediamo il resto della griglia. Lo scienziato. Vai, andiamo. Ricorda di frenare in anticipo quando affronti la prima curva, non perché ci sarà traffico curva, e le macchine saranno cosa. Molto vicine. Non avere paura di usare l'ampia via di fuga se le cose si mettono male. Io lascerei tutto così, più due di benzina e quarto giro pit stop, ci sta. Come detto, noi la prima curva non freniamo, che te frena? Oruge non se frena, si affonda. Diverso. Ah no, è vero, sì, Oruge. Buonanotte. Non so perché avevo
probabilmente prima curva o Rouge, ma giustamente. Attenzione qua, ruota a ruota con Charles che ci supera. Attenzione Rouge, Rouge a cannone. Mamma mia i rischi. Vai così, guarda lì davanti anche come si... Aia, che sportellata tra Perez e Sebastian. Attenzione qua, erroraccio. Attenzione qui all'esterno. Ruota a ruota con Charles. Mamma mia, subito emozionante questo GP. Charles non molla, ma neanche noi. E la tiriamo tutta. Grande così. Ora andiamoci a prendere anche la seconda posizione. Mettiamo nel mirino Sergio. Attenzione, anche questa curva è molto pericolosa. Vai così subito a cannone. Madonna che ruota a ruota con questo primo giro. Sia Perez che Vettel che noi e Charles. Vai, vai. Qua teniamoci. Ci stiamo incollati. Avvicinando alla finestra del pit stop. Otterremo gomme morbide. È difficile perché la Force India ha un motorone anche lei, quindi non è facile, non è per niente facile, ma ci proviamo. Dobbiamo puntare un po' più su curva in appoggio, che in linea teorica la Ferrari sarebbe meglio della Force India. Stare molto attenti. Attenzione, mamma mia, sorpassi impossibili, sorpassi impossibili. Splendido, bella Madonna mossa che abbiamo rischiato là, signori. All'esterno, grande così, e adesso andiamo a prendere Seb. Quanto mi fomenta Spa, signore, quanto mi fomenta. Vai, vai, metti 8. Ah, no, abbiamo finito. Una strategia alternativa. No, no, niente strategia alternativa. Tanto ci darà sempre la stessa. Al terzo invece che al quarto? No. Ok. Assolutamente no. Non da prende serve. Questo ci vuole far fare l'undercut, ma... L'undercut, noi qua lo prendiamo. Lo prendiamo qua, Seb. Cioè qua, nel senso in pista. Mica lo andiamo a superare ai box. Lo voglio superare in pista. La curva la riusciamo a fare molto molto bene. Grande appoggio, grande appoggio. Anche qua. Ah, un po' lunghi, ma la tiene, la tiene. Qua è facile andare un po' lunghi. Calo un po' di più, ma ci sta, ci sta. Dai che al prossimo giro ce l'abbiamo, al prossimo giro ce l'abbiamo.
ce l'avevamo quasi pure qua. Qua però si rischia di andare troppo lunghi. Ora puoi rientrare ai box. Qua devi affondare come se non ci fosse un domani. Rischio. Vai, vai. E qua lo sverniciamo, signori. Qua. Oh, ma che stai fuori? Hai urtato l'ala anteriore. Il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. No, cazzo. Dite che regge la macchina, cazzo. Non lo so, non lo so. O ce lo facciamo sostituire o rischiamo. Vabbè, mo vediamo che fanno i box. Cazzo, come prima. Devi rientrare ai box a questo giro. No, cambiamo l'alettone. Maledizione. Maledizione. Maledizione, signori. Ce l'avevamo, ce l'avevamo. Non lo so, perché è come se si fosse impastato. Vabbè, vai, ma chi altro. Vai, se no. Vabbè. Ciao cari, ciao cari. 25 minuti di pit. Ah. Evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ce lo siamo giocati. Ci siamo giocati in GP. Cazzo. Oddio, ci divertiremo uguale, don't worry, ci divertiremo uguale, ma mi rode tantissimo. Mi rode tantissimo, che è come se si fosse incollato quel cazzo di Sebastian. Poi al pit, vabbè, abbiamo fatto il pick and nick, quindi maledizione. Abbiamo fatto pure, stavamo facendo un mega carone, sorpassi all'esterno, eccetera eccetera. Allora, in realtà il cambio dell'alettone ci poteva pure stare, il pit che però hanno fatto passare pure. Sebastian è rientrato ai box. Il mondo hanno fatto passare, cazzo. Maledizione. Non so dove stava Hamilton prima, in posizione. Da quella dietro è 2,0 secondi. Siamo in quinta posizione. Ma gli altri sono lontanissimi. Porca troia. Neanche siamo riusciti a usare DRS. Guarda che figlio di puttana. La vettura di
dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. Sì, non ci interessa, non ci interessa. Noi qua dobbiamo sperniciare Lewis. Che stiamo perdendo terreno. Ah, madonna, come la tiene sta curva, come la tiene. Grande così. Adesso andiamoci a prendere Charles. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,4 secondi. Non è poco. Ma ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Andiamo a prendere Charles. Non ci interessa. È in via libera. Dobbiamo avvicinarci il più possibile per poter andare anche a utilizzare il DRS con Charles. Ho alcune informazioni su Sirotti. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Sarà facile, ma attenzione qua dietro pure. Vai, vai, vai. Nel misto dobbiamo spingere come dei cinghiali. Vai, vai, grande così, grande così. Tienila sta curvona, che Leclerc ce l'abbiamo. Piano piano abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Di spattura sempre troppo poco, troppo poco. Dai che Charles andiamo a prendere. Vai, vai così. Prepotenza, recuperiamo un po' di hertz adesso. Benissimo, sì. E ora questo è il miglior tempo. E qua mo a cannone, qua mo a cannone. Qua lo dobbiamo divorare, Charles. Vai così. E se ne va, occhio qua. Così, grande così, non è facile tenerla, ok, vai. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Perez, quanto manca, non lo so, non lo so. Provare ci proviamo, Provare a riprendere anche Sergio, ci proviamo. Ok, il distacco è 3,2 secondi. Distacco da chi? Da quello davanti? 3 secondi, una parola. 3 secondi è problematica. Ci arrenderemo né ora né mai, nonostante l'alettone cambiato, nonostante ci siamo presi una piadina e una birra gelata al pit stop. Abbiamo fatto proprio autogrill. Ma di certo non ci arrendiamo, soprattutto come detto qui a Spa, che è un circuito che ti
sì, esatto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sperando che duri anche il carburante, però, perché esce la grassa, ci vuole per provare il recupero. Non è possibile. Vai. Mi sa che le gomme iniziano un pochino a cedere, abbiamo maltrattate, però. Tenuta un po' meno prepotente, forse era meglio fermarci veramente al terzo giro quando ce l'aveva detto, però io lo volevo superare in pista. Sebastian non è box, scusate, è tutto un altro gusto. Di avvicinarci il più possibile. La batteria a poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Che riduci, qua sponnamo. Vai. Di prepotenza, che mancano 2 giri. Ce ne stavamo andando all'acetissimo su quella curva, le gomme sono arrivate. Dai che ce la facciamo. Attenzione che ha sbagliato Perez, però ho paura a provare a superarlo qua, che se ne va la macchina. Occhio qua che stiamo pure dietro a lui, quindi non abbiamo carico e rischiamo di perderci la macchina. Dobbiamo aspettare, la macchina veramente non inizia a non reggere più. Vai, ci proviamo all'ultimo giro, signori. Per forza. No, ma neanche qua tiene. Occhio allo rouge. Vai. Sei all'ultimo giro. Facci sognare. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ed è giusto così. Ok. Vai. Vai che va lungo. E vai a fare in culo, figli di puttana di merda. Pezzi di merda del cazzo. Dio quanto odio sta cosa. E niente, non ce la facciamo più. Mannaggia la puttana di Perez. Non regge più un cazzo, già non regge la prima. Pura benzina. Devo scalare di più perché non regge. No, non ce la fa. Maledetto bastardo. Maledetto bastardo. Allora, senza tutti questi problemi avremmo fatto una gara schiacciante proprio. Li avremmo bruciati tutti sti bastardi. Straordinario, davvero fenomenale. Date a cagare. Un podio fantastico. Un podio fantastico, però. Senza sbavature. Sono orgoglioso di te.
Avevamo tutto contro, signori. Già Vettel a lettone. Pit stop 6 ore e mezza. Questo ci ha sfasciato quel cazzo di alettone. Cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi Perez è un figlio parte di puttana, Le bandiere Perez con il cavallino rampante sono ovunque, sugli spalti, e oggi sto sventolano ancora merda. Più forte sul gradino più alto, ancora una volta c'è la Ferrari. Signori, nel finale che ci sta. E ora diamo un'occhiata. Sì, perché ce l'avevamo là, dai. La classifica frena la sua fuga dopo un PES. Vorrei farti una domanda, Luca. PES cosa? Secondo te chi è il pilota del giorno? Guarda lei il giro veloce. Il titolo di pilota del giorno a Brandon Hartley. Ha spinto tantissimo. Vaffanculo, te Brandon Hartley. Allora, eravamo nettamente più veloci degli altri. Li abbiamo devastati tutti, ma gli alettoni non reggono. Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Non abbiamo vinto, a parte che non so che cazzo di gara vi siete visti. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Non l'ho fatto apposta, ma la macchina non è l'erogazione. No, dite che gli altri sono figli di puttana. Metteteci questa come opzione per rispondere. Pensi che il clima con il tuo rivale si sia fatto un po' teso oggi? Di cattiveria. Infatti ci stava come risposta, perché ottimo, effettivamente ed è tutto. È Perez però che è stato esagerato. Noi su Vettel potevamo spostarci un po' di più, però stavo cercando la scia. Poi come se fossi stato attirato dal retrotreno di Seb. Mentre qua sto fio de troia de Perez ha inchiodato malamente per sfondarmi l'alettone. Maledetto bastardo. Volevo solo congratularmi per grazie, il podio caro, te lo grazie, sei meritato caro. Agli ultimi giri abbiamo sudato freddo al muretto. Pure ce l'hai io, fatta. Però, vabbè. Per quanto riguarda le componentistiche, allora fatemi vedere una cosa. Ricerca e sviluppo va bene. Guarda, io qualcosa a buttare, tanto arriveranno a fine. Se arriva qualcosa, arriva a fine. Do cazzo, sta. A fine tutto. Tra 3 settimane, che è questo usuragomme? Metti usuragomme, va, che ce frega. Comunque sì, ragazzi, ve l'avevo già detto diversi. Quando abbiamo detto che avevamo aumentato la difficoltà, l'abbiamo aumentata la difficoltà. Vi faccio vedere direttamente qua, che non si sa mai. Vado ad andare in opzioni. Qua eravamo a 100, come potete vedere. Ci vediamo al prossimo GP a Monza. E comunque bellissimo. A me il GP è piaciuto, no? A parte queste piccole chicche, eravamo nettamente più sportiveggianti di tutti gli altri. È arrivato anche un pezzo nuovo, quindi prima dell'FP1. Vabbè, lo vedremo nel prossimo Gran Premio qui a Monza. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Taleale.